Buonasera, buonasera a tutti quanti ragazzuoli, buonasera, bentornati anche questa sera con F2MP. Anche questa sera siamo di nuovo in Australia, ragazzi, e questa sera ci tenevamo a startare prima del via, diciamo, di tutta quanta la lobby. Con me in cabina di commento questa sera c'è Trane. Ciao Davide. Ciao, ciao Mike, ciao a tutti, buona serata. Come stavo dicendo, volevamo dedicare un minuto di silenzio, ragazzi, a Jacopo Ozak. Sì. E dopo questo minuto di silenzio, che lo facciamo con tutto il cuore, lascerei un attimo la parola a Davide per entrare nella serata. Grazie. Avvio il minuto. Ciao Jacopo. Ciao Jacopo. Davide. Sempre un po' difficile quando apprendi certe notizie. Jacopo era un pilastro di questa community, che io poi chiamo più famiglia che community. È un momento, diciamo, non facile. È stato difficile anche decidere oggi di correre. Sono contento che abbiamo deciso di correre, perché comunque la passione che ci accomunava con Jacopo era difficile anche parlare. Era questa. E ci sta mancando a tutti. E è una situazione che non realizzi finché sei costretto a farlo. Io ho parlato spesso con Jacopo, posso dire che era una persona molto particolare, decisa, e abbiamo avuto tante discussioni, ma che sono sempre finite con diciamo quell'abbraccio virtuale, ecco. E oggi essere sono contento che stanno correndo per lui, che corriamo per loro, e che tutti noi corriamo per lui. E ho difficoltà a trovare le parole, perché veramente è stata tosta. Mandiamo sicuramente, come community, come famiglia, un grande abbraccio a Jacopo, alla famiglia, a tutte quelle persone che comunque gli hanno voluto bene. E spero che da lui ci continui a seguire, perché ogni gara che correremo da oggi, da qualunque una gara che correremo portandolo nel cuore, lascia un posto vuoto non solo in una scuderia, ma proprio in tutti i nostri cuori. E non so che altro dire. Mi manca l'aria, ecco. Davide, mandiamo un abbraccio a Jacopo e a tutta quanta la famiglia, come hai detto te. Io abbraccio anche tutti voi. Io era poco che lo conoscevo, ma queste notizie sono sempre notizie che ti fanno gelare il sangue. E come ho detto oggi con alcuni ragazzi, chiudiamo gli occhi ancora questa sera, andiamo avanti. Facciamolo per noi, lo facciamo per lui, lo facciamo per tutti. Andiamo in pista adesso e andiamo a viverci questa gara. Esatto.
Torno un attimo in cabina perché in questo momento ho il capture che mi dà un problema. Fantastico. Ah, non volevo seguirla da qua, ovviamente. Allora, vediamo se riesco a fare qualcosa da qui. Provo di sistemare prima della fine delle qualifiche. Sì.